In un imprevisto e drammatico sviluppo degli eventi, Mujgan ha finalmente visto oltre le maschere e ha scoperto la vera indole di sua zia Behice. Con uno sguardo penetrante e una voce ferma, Mujgan si è rivolta a Behice dicendo: «Desidero che tu ti allontani dalla mia vita e da quella di mio figlio». Nei recenti episodi, l'ombra di Behice si è allungata in modo preoccupante sul destino degli altri personaggi, soprattutto in seguito alla dolorosa scomparsa di Yilmaz. In un vortice di ambizioni insaziabili, Behice ha fissato il suo sguardo sull'opulenta eredità di Yilmaz, dando il via a un intricato gioco di potere e inganni per la ricchezza. Mentre pretende di agire nel migliore interesse del giovane Kerem, prima di immergerti in questo video, clicca su iscriviti e sulla campanella per non perderti mai un aggiornamento. È innegabile per tutti gli altri personaggi che l'obiettivo principale di Behice sia immergersi in una vita opulenta. Un'altra figura chiave, la vedova di Yilmaz, entra in scena e si dirige con passi decisi verso la dimora di Gulten e Cetin. Con tono autorevole, chiede ai due di abbandonare la loro casa per fare spazio alla controversa Behice. Questa audace mossa, però, non passa inosservata e suscita scontento e tensioni, specialmente tra i lavoratori fedeli alla famiglia e tra i vicini Zuleya e Demir. Dopo il suo trasferimento, l'astuta Behice non perde tempo e inizia a manipolare Ghafur, cercando di usarlo come pedina nel suo gioco. Ma quando Demir scopre che due anime innocenti come Gulten e Cetin sono state sfrattate, la sua rabbia divampa. Affronta Behice, chiedendole con incredulità e indignazione come abbia osato sfrattare una coppia in luna di miele. Behice, cercando di mantenere la sua compostezza, risponde che sta agendo in base ai diritti di proprietà di Mujgan. Tuttavia, un Demir in fiamme promette di combattere contro le sue macchinazioni. La scena diventa ancora più tesa quando Mujgan irrompe, difendendo sua zia come sempre e sottolineando il suo inalienabile diritto di decidere sul destino delle terre di famiglia. In una sala dai toni sfumati e illuminata dalla tenue luce di una lampada, Demir si trova al centro di un'aspra polemica. Viene accusato, con toni serrati, di non essere più l'uomo di una volta, ma di essersi trasformato in una marionetta nelle avide mani di Zuleya. Da una posizione appartata, Zuleya, con il cuore che batte a ritmo sostenuto e con la preoccupazione dipinta sul viso, ha sentito ogni singola parola. Si avvicina a Demir. Ghili prende la mano e lo esorta con voce dolce ma ferma a lasciar perdere, a ritirarsi da quella situazione che li sta sopraffacendo. Le sue parole risuonano come un monito. Non vale la pena abbassarsi a quel livello. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. Al loro ritorno nella calda atmosfera della loro dimora, Mujgan, con Jiliyai occhi ancora lucidi ma scintillanti d'anticipazione, svela a Behice una notizia che potrebbe cambiare tutto. Yilmaz, in un gesto di premurosa previsione, ha lasciato a Kerem un cospicuo conto bancario, un'eredità di milioni di lire. «Il destino di mio figlio è ora luminoso come mai prima!» esclama Mujgan, le parole tinteggianti di speranza e gratitudine. Behice, per un momento, sembra sopraffatta dall'emozione. Si avvicina alla nipote, l'abbraccia e sussurra con un sorriso malizioso. «Lo sapevo! Avevo sempre avuto questa sensazione che un giorno saremmo fuggite da questa città insieme!» Ma quando la conversazione si sposta sui dettagli pratici dell'eredità, il volto di Behice cambia. Scoprendo che solo Kerem potrà accedere a quella somma al compimento dei 21 anni, il suo entusiasmo si trasforma in un'ondata di frustrazione. Si alza di scatto, il volto acceso dalla rabbia. «E io?» esclama con voce sferzante. «Dove mi lasci in tutto questo?» Mujgan, visibilmente scossa dalle parole e dal tono di Behice, risponde che ha sempre fatto il possibile per sostenere la zia. Ma Behice, in uno sfogo di disperazione e avarizia, lamenta la loro condizione economica e critica aspramente la loro residenza. Mujgan, sentendosi tradita e delusa, risponde con fermezza, tagliando ogni legame. «Era impensabile per me che potessi essere così. Ora tutto è chiaro.
Behice, con lo sguardo perso e le spalle abbattute, realizza di aver perso l'ultima persona che le stava vicino e si ritrova completamente e dolorosamente sola.